Le leggi incostituzionali vengono bocciate molto tardi, ma in realtà certo che bisognerebbe consentire un maggiore ricorso alla Corte Costituzionale. Oggi è molto dubbio che la Corte Costituzionale potesse pronunciarsi sulla legge elettorale, cioè chi dice che per farlo ha forzato i suoi voti, perché in realtà va alla Corte Costituzionale a valutare la costituzionalità o meno di una legge. Ci vuole un'autorità giudiziaria, cioè soltanto il tribunale amministrativo, TAR, il Consiglio di Stato o il tribunale penale, il tribunale civile può interpellare la Corte Costituzionale sulla legittimità di una legge. Quindi tutte le leggi che non riguardano argomenti di competenza dei tribunali, in teoria, se sono incostituzionali, la Corte non può esaminarne la costituzionalità o la incostituzionalità. Certo, bisognerebbe, il Presidente della Repubblica non può avere un controllo di costituzionalità perché altrimenti diventerebbe un doppione della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non può essere chiamata a valutare la costituzionalità di tutte le leggi, però bisognerebbe creare un meccanismo attraverso il quale i cittadini possono chiedere alla Corte Costituzionale di vagliare la costituzionalità o meno di una legge, esattamente come ha fatto quel gruppo di giuristi capitanati dall'avvocato Pozzi, che hanno ottenuto poi ciò che sapevano, cioè operazioni di costituzionalità del processo. Il fatto che ciò sia avvenuto dopo 8 anni non vuol dire che la Corte Costituzionale ha impiegato 8 anni per decidere, vuol dire che il ricorso di Pozzi è stato presentato e dopo che era stata approvata la legge. La legge è stata approvata nel dicembre del 2005 e è stata sperimentata per la prima volta nelle elezioni del 2006 e poi ha detto che sono cambiato, in realtà poi nel 2008 abbiamo dato un concello e nel 2013 abbiamo dato un concello. E nel frattempo, visto che non la cambiavano, allora il nostro comitato di giuristi si è fatto avanti, perché la Corte ci ha impiegato 8 anni. Ci ha impiegato, la Corte quando viene investita di problema ci impiega in media dall'anno e mezzo ai 2 anni, più o meno. Quindi certo, bisognerebbe fare una modifica costituzionale per ampliare la possibilità dei cittadini di adire la Corte Costituzionale affinché valuti la legittimità di una legge. Il problema è che noi stiamo andando verso un modello istituzionale che è esattamente la rivoluzione opposta, cioè sempre meno orizzontale e sempre più verticale. E scordiamocelo che se non c'è un movimento dal basso che chiede queste cose e riesce a imporle, quelli che attualmente comandano vogliono sottoporsi a più controlli. Noi stiamo andando verso un sistema con sempre meno controlli, con un potere sempre più verticalizzato. È questo che dicono i giuristi di libertà e giustizia, tra i pensi di volontà, Pace, Cannassare e tanti altri che hanno firmato quell'appello, è stato pubblicato soltanto dal fatto. Ma quando dico pubblicato soltanto dal fatto, non è che gli altri hanno dato notizie ma non hanno pubblicato l'appello. Non c'è un giornale in Italia che abbia dato la notizia che esisteva l'appello. Hanno cominciato a parlare quando prima il Casaletto l'hanno firmato. Senza quella firma non bastavano le figure di Rodotà, Sergio Pesci, Pace, Cannassare, Urbinati, Sandra Bonsanti e altri 10, non bastavano, non è uscita una riga nemmeno sulle pubbliche, che il giornale dove scrivono Rodotà, Sergio Pesci, Cannassare, Urbinati, Barbara Stipendi, i firmatari di quell'appello. Libertà e Giustizia è un'associazione fondata da Carlo De Benedetti, il padrone di Repubblica, e Repubblica non ha pubblicato una riga su un appello lanciato dall'associazione fondata dal suo padrone, associazione ovviamente libera e competente, infatti questa è la dimostrazione, però per dire nemmeno una notizia in breve era uscita per una settimana. Perché? Perché così quando l'ha firmata che io l'ho detto adesso
No? E in realtà sono i professori. Guarda, mi chiedo, ho fatto quello che e poi chiedo, e allora mi sono quindi sì, io sono d'accordo per fare quello, sono d'accordo perché si possano fare dei referendum anche positivi e non soltanto positivi, perché si possano abbattere i quorum che sono troppo vincolanti, un quorum del 50% dei partecipanti alle elezioni per un referendum separato, assurdo, anche perché tra un po' se valesse il quorum il Parlamento sarebbe illegittimo, visto che ormai l'estensionismo tende verso il 50% e nelle elezioni amministrative e forse in quelle europee può superare il 50%. Quindi io metto il quorum anche nelle elezioni politiche e se non va bene il 50% sono male, e allora ci divertiamo oppure lo tolgono dai referendum, perché noi cittadini per esprimerci dobbiamo superare gli ostacoli più alti rispetto a quelli che devono superare i politici per essere eletti. Però questo appartiene, diciamo, a una democrazia orizzontale che è esattamente il contrario della democrazia verticale verso la quale noi andiamo progressivamente, non da oggi, certamente non è una cosa di Renzi, adesso è una tendenza che c'è dai tempi del piano di rinascita della P2, di Craxi, dell'ultima fase della prima repubblica e poi tutta la seconda, durante la quale non si è fatto altro che parlare di un premier troppo debole che andrebbe rafforzato, di una magistratura troppo invasiva che andrebbe allontanata, di un Parlamento troppo lento che andrebbe depotenziato e del fatto che noi scontiamo la paura dei nostri costituenti di un ritorno al fascismo che ci avrebbe dato una costituzione che non consente di decidere. Questa è la cultura generalizzata, cioè trasversale, dei grandi partiti della Seconda Repubblica e del finale della Prima.